una storia. Allora, ben 5 anni fa, Jimmy era ancora uno studente universitario, stava studiando architettura e non aveva ancora intenzione di intraprendere la carriera di fotografo. Siamo stati in viaggio in Marocco, alcuni di voi se lo ricorderanno, e durante quel viaggio Jimmy ha scattato alcune foto. Recentemente inteso come ottobre dello scorso anno, Jimmy è arrivato da me e mi ha detto: ma sai che questa è per me una foto molto significativa, perché quando l'ho scattata io non avevo alcuna idea di regole di fotografia, regole dei terzi, non so, ha provato a spiegarmelo, io dopo un po' chiuso. E mi ha detto che per lui è molto importante questa foto perché gli dimostra che lui ha un talento innato, perché questa foto gli è venuta naturale e senza saperlo ha rispettato tutta questa lista di regole di fotografia. Quando me l'ha detto io tipo l'ho guardata e faccio ok, bravo, però dentro di me ho detto perfetto, ho il regalo. Quindi io già per Natale volevo stampargli una gigantografia di questa foto, solo che quella foto è stata fatta non con il telefono, che forse sarebbe stato meglio, ma insomma con una macchina fotografica, così è stata scattata in un formato dove la qualità è veramente bassa e praticamente nessuno me la stampava, soprattutto di quella dimensione. Quindi avevo quasi abbandonato l'idea e non sono riuscita a farglielo per Natale, ma lì ho avuto la scusa: vabbè, ci regaliamo il viaggio in Thailandia. Lui mi ha regalato il concerto di Maneskin e io, ah! Eh no, non ho pensato a nulla. Mannaggia. Comunque ho abbandonato l'idea di stamparla e ho pensato: dipingiamola! Siccome io non ho le qualità, le competenze e assolutamente non ho quel talento, ho cominciato a guardarmi in giro per cercare dei pittori che potessero stamparmela su tela. Finché ho pensato: ma io la conosco qualcuno che potrebbe dipingermelo su tela, come ho fatto a non pensarci? Ed è la mia amica Silvia, l'artista della situa sempre. Silvia la conoscete, è l'ideatrice, la mente, la donna dietro Preziosa Gioielli, ma soprattutto è una mia grande amica, ma soprattutto è una vera artista. Se vi ricordate, è lei che mi ha tagliato i pantaloni facendo gli shorts che metto sempre ogni estate da anni a questa parte. Quindi non potevo non dare a lei questo onere, e tra tutti i suoi impegni l'ha fatto in un giorno, ragazzi, e oggi sono venuta con la macchina a prendere il quadro, quindi vi porto con me, andiamo a vederlo. Mi ha mandato le foto e io, ma smettila, madonna, io posso vedere le amiche così, cioè no, te come, è bellissimo, grazie. Ma l'hai rinforzato? No, così. Ah, ok, vai, giralo. Devo accendere la luce? Aspetta. Vai, Silvia. L'ha fatto? Dai, vai. Mamma mia. Che bello. No, vabbè. Il tuo faccino. Su, Silvia. Madonna, aspetta, qui che intanto avrà la ire. Oh, pazzesco. Eccola. Vabbè, io ai triangolini. Ok. Allora. Questo passa sotto. Aspetta, mi si fa un pochetto. Guarda là, bello! Così ci puoi anche scrivere. Quando? In macchina, tra una curva e l'altra. Vabbè, prima di entrare. O qui. A quanti? No, non è la seconda. No, rovino tutto! Bello calcato così. No, no, io scriverò a te. No. Ok. No, perché se prendi mi prendi, mi fai dopo un bel
Oppure se è tipo pennarello passa attraverso. Ma no, non passa attraverso. No, Silvia, no. Ma è leggero. No. Cioè, guarda, il fogliettino, sì, scusa. Ecco, sul fogliettino. Da bigliettino. Silvi. Pazzesco. Ecco, è carino. Davvero, grazie. Missione quasi compiuta, l'uccello è nella gabbia. L'uccello è nella gabbia, ripeto, l'uccello è nella gabbia. Andiamo a casa. Andiamo a portarglielo. Sono arrivata a destinazione. Adesso devo portare l'uccello nell'altra gabbia più grande e mostrarlo al... Dicevo. E sorprendere il gallo del pollaio. Sì. Oddio, mi sto divertendo un po' troppo. Missione quasi compiuta. Ciao. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri caro Jimmy, tanti auguri a te. Diciamo che la sorpresa è relativa, ma sono curiosissimo di vedere come è stato realizzato. E gliel'ho spoilerato. Mentre eravamo in Thailandia ho visto questo negozio di... Guarda, c'è il bigliettino. Questo negozio di pittori e ho detto, senti, io te lo farò un regalo. Vabbè. Ho altri talenti oltre le sorprese. Andiamo, lascia fare la spoilerata. Hai visto il cuore? Bellissimo, fantastico. E questo ce lo possiamo... Ma che è? È lo sputo della Silvia. Pensavo fosse effettivamente non vola. Non so perché ho pensato. Non so, forse perché l'ho visto legato, ho pensato a lei, però effettivamente in terra poi. Scritto male. Dai, vai. Alle ciance, andiamo. Aspetta, vediamo iniziare. Ci siamo! E la Madonna, che meraviglia! Che bello! Wow! È bellissimo! Che bello, che brava la Silvia. È bravissima. Bravissima davvero. Bello. Ci sta da dire. È perfetto, è la misura perfetta, sennò sarebbe perfetto. Wow! Poggialo sulla testiera, scusa un secondo. Cade? No. Wow! Jimmy, la nostra nuova testiera del letto. Che bello. Sono io! Sai che per lì ci pensavo l'altro giorno? Ho detto, ma a Fifia si mi ha fatto neanche un regalo. Vabbè, sti cazzi, però... Lì per lì mi era venuto in mente. Non fa un regalo, la Silvia fa il regalo. Regalo. Questo è veramente il regalo. Sì, che spettacolo. È vero. E la Madonna per un chiodo. Sto mettendo solo un chiodo. Oddio. Quasi perfetto. Wow. Perché? Perché non può essere perfetto, aspetta, Jimmy? Aspetta. Sei perfetto. Wow, che meraviglia. Wow. Beh, perfetto, dai.
messo così, nonostante i chiodi siano in folio, è perfetto. Bellissima, cacchio amore.